Sta ricevuto mail. Noi abbiamo pensato, abbiamo studiato, ci siamo formati, siamo stati formati sul concetto di perdono come assoluzione di una colpa oppure di una trasgressione. E parlare di peccato oggi vuol dire parlare di noi stessi. Perché siamo stati segnati dal concetto di peccato. Tutto è peccato. Diciamolo subito, specialmente in campo sessuale. Era il terrore andare in confessionale e dover parlare per essere assolto e spesse volte sentirsi dire non ti posso assolvere. Oppure, padre, mi perdoni perché ho peccato, non ho detto le preghiere al mattino e alla sera. E io dall'altra parte, nemmeno io. Cioè abbiamo ridotto la confessione ad una pratica di buone maniere per un certo verso, ma anche dall'altra parte ad un sistema di emirazione, di castrazione, perché sia il concetto di peccato che il concetto di perdono sono stati concepiti in un modo completamente astratto. Cioè non considerando la persona nella sua storicità, ma considerandoli nella loro astrattezza di essenza di figli di Dio. E Dio era equiparato ad un faraone, ad un re, nella Bibbia è così, no? Senza renderci conto che quelle erano immagini, non la realtà. Per cui il concetto di peccato nasce nel momento in cui tu trasgredisci qualcosa di stabilito. Ogni volta che il faraone stabiliva un ordine, stabiliva un decreto, emanava un decreto e tu non lo eseguivi, tu commettevi un peccato contro il faraone. Questa rappresentazione rapportata a Dio faceva di Dio un faraone enorme. Se poi tutto questo veniva portato, rapportato sul piano liturgico, allora il peccato corrispondeva al concetto di impurità. Non si poteva accostare alle cose di Dio se perché si veniva dal mondo profano. E allora bisognava purificare il mondo profano prima di entrare nel recinto sacro. Qui non basterebbe un'ora, ci vorrebbe almeno un mese per esprimere solo queste cose e vedere che sviluppo hanno avuto nella storia. Poi è arrivato il cristianesimo che si è inserito nel mondo ebraico e si è staccato dal mondo ebraico, ma mantenendo le categorie ebraiche, e dal IV secolo in poi, in modo particolare dal V secolo, quando cominciano le invasioni definite barbariche, e questa gente aveva un'altra religione. Noi parliamo oggi dell'immigrazione di qua di là, ma quello che stiamo vivendo adesso è niente a confronto di quello che l'Italia ha vissuto dal V secolo in poi, e li ha sempre vissuti. Però anche questo è un altro argomento che aprirebbe proprio un mondo sulla nostra ignoranza, su noi stessi, perché non ci rendiamo conto del momento storico in cui noi stiamo vivendo e della importanza di questo momento storico, che ci viene richiamata proprio da questi processi di trasmigrazione, di transumanza
di popoli di fronte ai quali l'esodo biblico è soltanto una pallidissima idea di quello che avverrà nei prossimi 50 anni. 250 milioni di persone sono pronte per venire a chiedere all'Europa di restituire parte di quello che l'Europa ha rubato negli ultimi 3 secoli. Guardate che la storia è peggio della matematica. In matematica, se è vero, anche la matematica è una convenzione, se 2 più 2 fa 4 in matematica, nella storia può fare anche 5, 6, ma le conseguenze logiche di tutto quello che noi facciamo arriva sempre al punto di rendiconto, sempre. Tutta questa gente che viene a chiedere una parte delle ricchezze che noi abbiamo rubato negli ultimi 3 secoli e mezzo. A cominciare dal lavorio, a cominciare dalle pelli, a cominciare dal legname, a cominciare dall'energia, a cominciare dal gas e via di seguito. Che, se volete, è un principio di redistribuzione. Di redistribuzione. Se c'è un peccato, è quello che sta commettendo l'Europa oggi. Se c'è un peccato, senza remissione, perché saremo travolti se non siamo capaci di cogliere la novità e l'opportunità, perché soltanto entrando nel cuore dei movimenti della storia noi possiamo salvarci. D'altra parte, il cristianesimo è incarnazione. L'unica religione al mondo, contrariamente a tutte le altre, in questo il cristianesimo è irriducibile con le altre religioni, ed è per questo che non ci può essere ecumenismo. Finiamola con queste, con questi palliativi che dobbiamo andare d'accordo. Dobbiamo mettere in evidenza le differenze, perché soltanto le differenze rendono l'identità di ciascuno, non la fotocopia. Non per il buonismo dobbiamo per forza andare d'accordo. Stando attorno ad un tavolo e mettendo insieme le irriducibilità delle differenze, noi possiamo svuotare tutte le religioni e tutti i pensieri del loro principio di guerra fondaio, perché mettendo insieme le differenze siamo obbligati a rispettare l'alterità e la diversità, perché senza diversità noi non costruiamo nulla, perché io non ho coscienza di me senza di lui, senza di lei, che mi fa prendere coscienza della mia identità, quella che i greci chiamavano l'homoteiosis, cioè l'altro è la consapevolezza del mio esistere, e soltanto di fronte all'altro io so di esistere. Ecco perché è stupido avere paura, perché la paura significa un segno di debolezza e di incapacità di cogliere gli eventi nella loro portata grandiosa. Noi stiamo vivendo un periodo storico straordinario, solo che lo prendiamo sotto gamba e camminiamo sotto i tavoli per non vedere la portata enorme, specialmente da un punto di vista cristiano, la portata profetica di questa, di quello che sta avvenendo. Ora, per tornare al discorso, perché non sono scollegate le cose,
Per tornare al nostro discorso, noi siamo stati formati al concetto di un Dio gendarme, un Dio vigile urbano, con il fucile in mano, spesso a canne mozze, perché il Dio cristiano spesso è un Dio mafioso, che sta lì a misurare se metti il piede fuori dalla riga. Si ricorda, ti ricordi che se mangiare un po' di prosciutto il venerdì era una tragedia? Non si poteva fare la comunione fino a mezzanotte, no? Però il venerdì ti potevi ingrassare di pesce, perché il venerdì era il giorno di digiuno, no? E via di questo passo, no? Oppure si il concetto, io ricordo le cose che mi raccontava mia mamma, che erano veramente allucinanti, perché attraverso il concetto di peccato si è creato generazioni intere di infelici. Di infelici, specialmente le donne. Roba veramente, io non l'avrei mai immaginato. Quindi abbiamo pensato ad un Dio astratto, che è un po' il Dio della CEI, no? Il Dio dei catechismi, il Dio dei vescovi che parlano agli uccelli dell'aria, no? I quali non ci sono più le stagioni, non ci sono più le religioni, non ci sono manco più le rondine a questo punto, e quindi i vescovi parlano al vento. Da quando c'è Papa Francesco, questi non sanno più che pesci prendere. E infatti avete visto, non parlano quasi più. Però tutti covano e pregano, fanno le novene di 3 giorni per implorare, come l'ha detto chiaramente quello di Comacchiola, come si chiama, il vescovo Ciellino, pregano la Madonna che faccia fuori il Papa. Il vescovo di Ferrara, ragazzi, l'ha detto pubblicamente, lo hanno intercettato su un treno che diceva: speriamo che la Madonna faccia con questo quello che ha fatto con l'altro, riferendosi a Papa Luciani. Ora tutti sanno che Papa Luciani è stato assassinato, tutti lo sanno. Però questo Papa, prima di tutto, è un gesuita e li ha fregati subito in partenza, perché è andato a mangiare nella mensa comune dove prende il suo vassoio, e per avvelenare lui devono avvelenare tutti. E appunto, secondo, ha una formazione umana, lui ha studiato psicologia, insegnava psicologia in Argentina, e quindi lui ha avuto una formazione fino a 42 anni, perché sapete che i gesuiti non possono diventare gesuiti definitivamente se prima non prendono 2 lauree, una in materia religiosa e una in materia civile, a loro scelta, secondo la portata. Questa è intelligente, cioè non ti faccio studiare quello che non ti piace, ti faccio studiare quello che ti piace, no? E quindi ha una formazione umana solida, e lo si vede, questo non gli fanno paura. L'unico difetto che ha è che per questo lavoro è troppo anziano. Per questo lavoro è troppo. Perché se fosse stato Papa 8 anni prima, 10 anni prima, quando hanno eletto il pastore tedesco, forse con 8 anni in più avrebbe potuto. E ci sta provando a modificare le cose, però va troppo lento, secondo me, va troppo lento. Bisogna, certe cose non si risolvono con la gradualità, certe cose ingarbugliate da 1600 anni, un pachiderma. La Chiesa, la struttura della Chiesa è un pachiderma con 1600 anni, no? di pesantezza, di tempo, di ragnatele, eccetera, eccetera. Voi capite che fa fatica da tutte le parti, e ci voleva un colpo secco, e,
e farli fuori tutti prima che cominciamo, perché non c'era altra via. Quindi, allora, il concetto di peccato. Vi ricordate la storia di Adamo ed Eva? E tutto lì è cominciato. E lì comincia l'avventura della donna, tentatrice, perché è lei che fa mangiare la mela, che poi non era la mela, perché la Bibbia non parla di mele, non parla né di mela melinda, né di mela cotogna, né di mela eccetera eccetera, non parla di Susine, non parla di Macedonia, forse ha fatto la Macedonia, non lo so, ma non parla di mela. La mela è un concetto greco, sono le esteridi che custodiscono il pomo sacro, nell'albero della mela d'oro, e che poi viene trasferito nella tradizione, diciamo così, nella cultura cattolica. Ma il fatto di Adamo ed Eva è che Adamo ed Eva in principio hanno peccato disobbedendo a Dio. Questa disobbedienza a Dio deve essere restaurata, ripristinata, attraverso che cosa? Attraverso la redenzione. Quindi Gesù è venuto nel mondo per riparare ai danni fatti da Adamo ed Eva. Quando battezziamo i bambini, che cosa facciamo noi? Noi diciamo che togliamo il peccato originale. Perché togliere il peccato originale al bambino significa rimetterlo nella condizione di figlio di Dio. Ora, se voi vi fermate un attimo solo a riflettere su queste cose, sono allucinanti. Il peccato originale è un'invenzione che parte nel secondo secolo con Tertulliano e poi viene formalizzato in modo definitivo da Sant'Agostino, il quale inventa questa storia del peccato originale per giustificare la sua storia. Lui, Agostino, non conosce la Bibbia ebraica, non conosce la Bibbia greca, conosce solo la Bibbia di San Geronimo, quella in latino. E quindi lui ragiona su una traduzione che è molto importante, quella traduzione, però non è il testo originale. Allora io mi chiedo, ed è qui il capovolgimento di prospettiva, ma se, un altro esempio, nella notte di Pasqua, il testo è attribuito a Sant'Agostino, cosa canta il prete? O felis culpa, quae talem ac tantum meruit nos abere redentorem. O felice colpa, che ci ha meritato un così grande redentore. Nella traduzione, nella riforma del Vaticano II, mentre nel gregoriano, questo o felis culpa, ci sono dei, nel canto gregoriano, ci sono dei melismi, e quindi è molto solenne questo o felis culpa. Nella riforma del Vaticano II invece quasi il retto tono è messa tra parentesi quadra, cioè si può abolire, si può togliere. Dunque, se si può togliere vuol dire che non è importante, che è secondaria. Se è secondaria vuol dire allora che c'è qualcosa che non quadra. Perché se Adamo ed Eva hanno peccato e Gesù è venuto a redimere il peccato, io mi chiedo, se non ci fossero stati Adamo ed Eva, Gesù sarebbe venuto lo stesso? No. Quindi Gesù è venuto perché, quindi è più importante di Gesù il peccato di Adamo ed Eva. È chiaro questo? Il peccato di Adamo ed Eva è più importante di Gesù. Se la logica non è un'opinione, ma Adamo ed Eva non reggono da un punto di vista biblico e da un punto di vista storico. Non esistono. Non sono mai esistiti.
State piangendo? Siete in lutto? Perché? Perché noi non abbiamo mai letto la Bibbia come deve essere letta. Perché sono rappresentazioni simboliche di una realtà che noi storicamente sperimentiamo. E siccome per esprimerla in un modo universale non c'è altro modo che la simbologia, ecco allora che Adamo ed Eva diventano due persone. Non sono una favola, sono un simbolo ben diverso. Cappuccetto Rosso è una favola. I raccontini di Esopo e di Fedro con gli animali che parlano, no? Sono favolette morali. Questa non è una favola, è un simbolo. Direi di più, è un mito. È un mito, è la dicitura universale in cui moltissime culture si riconoscono, perché noi le ritroviamo in tutte le culture orientali. E lì potrei fare un elenco a non finire di tutte le culture che sono simili e che parlano appunto del serpente, dell'albero, della vita eterna, dell'acqua, eccetera, eccetera. Sono simboliche. Ora, se queste due figure, vi ricordate per esempio i Promessi Sposi? Sono mai esistiti Renzo e Lucia? Sono una finzione letteraria perché permette all'autore, attraverso una storia, di raccontare, di narrare una situazione storica che tantissimi Renzi e tantissime Lucie innominate, anonime, vivevano. Tante ragazze diventavano preda dell'innominato di turno, eccetera, eccetera. Tanti Don Abbondio erano come Don Abbondio. In questo percorso storico, questa situazione del XVI secolo viene descritta dall'autore in questa forma letteraria. Voi prendete il Vangelo di Luca, per esempio, e voi trovate che è il Vangelo di quest'anno, voi trovate che Luca organizza tutto quello che Gesù dice, tutto quello che Gesù fa, come se fosse un unico viaggio da Nazareth a Gerusalemme, dove poi muore. Circa 120-130 chilometri, quindi per Luca Gesù fa un solo viaggio, ma Gesù non ha mai fatto un solo viaggio. Gesù ha fatto diversi viaggi, ne ha fatto uno all'età di 12 anni per fare la Bar Mishva quando si perde nel Tempio, e viene raccontato da Luca come uno smarrimento nel Tempio per metterlo in relazione col Tempio. Cioè c'è un modo orientale di raccontare le cose che non è occidentale. Purtroppo noi abbiamo letto e continuiamo a leggere il Vangelo e la Bibbia con una mentalità e una cultura esclusivamente occidentale, senza fare lo sforzo di trasposizione e senza avere gli strumenti in mano. Ecco perché è fondamentale studiare la Bibbia con le categorie con cui deve essere studiata, per essere capita. Allora, la mia tesi è questa. Adamo ed Eva non sono una realtà storica, ma sono il simbolo dell'umanità. Tutta l'umanità vive una esperienza di non relazione. Perché vive sistematicamente un rapporto conflittuale, senza possibilità di soluzione. Conflitti di popoli, conflitti individuali, conflitti di tribù, conflitti di questo, unicamente in funzione del potere. Cioè io voglio più terra, io voglio più potere, io voglio dominare.
Questo, se volete, è il vero peccato dell'umanità. Questo è il peccato dentro una coppia. Questo è il peccato in una relazione di persone, cioè l'esercizio del potere sull'altro. Ogni volta che tu vuoi esercitare un potere sull'altro e quindi vuoi sottomettere l'altro, tu stai commettendo un peccato, ma non contro Dio. È un peccato contro l'umanità, che diventa anche un peccato contro Dio se Dio c'è, perché il comando che Dio, il progetto di Dio è la relazione. E nella Bibbia questo progetto di relazione si chiama Regno di Dio. Il Regno di Dio non è uno Stato, non è un, come dire, un modo di governare. Il Regno di Dio è un nuovo modo di essere umanità. Un modo nuovo di costruire relazioni. Allora, non costruire relazioni significa peccare. Allora, in questo contesto voi capite che la figura di Dio non è quella del gendarme, ma è quella del costruttore, è quella di colui che dà sempre la possibilità di creare una relazione, perché tu nella relazione con l'altro ti realizzi. Non ti realizzi da solo, ti realizzi solo in una relazione. E quando noi diciamo che, per esempio, in una relazione d'amore, che è la forma suprema della relazione, che c'è un rapporto a percentuale, 50% e 50%, noi stiamo dicendo una relazione di prostituzione. Perché laddove c'è una percentuale, dove c'è una paga, c'è prostituzione. Perché la relazione di vita e la relazione d'amore devono essere esclusivamente donate, non pesate, donate, cioè sono a perdere. Qual è sulla terra quel rapporto che vive questa realtà? La madre e il padre, che sono gli unici che non hanno nessun interesse nei confronti dei figli di volere, come dire, una cosa diversa, che non sia la loro felicità. E amano e vivono dovrebbe. Se non avviene questo è perché c'è un problema dietro. Se c'è un problema dietro bisogna affrontarlo, significa che chi non è così è perché non ha sperimentato questo. Io non ho mai visto i miei genitori farsi effusioni, non li ho mai visti. Perché farsi effusioni era scandaloso. Questa era la formazione cattolica. E potrei andare ancora sul pesante, potrei andare ancora sul pesante. Io accuso il clero di aver crocifisso una gran parte della umanità cristiana in condizioni disumane. Disumane. Se voi prendete tutta la teologia morale sul matrimonio o sul sesto, io da bambino non capivo che cosa fosse non formicare. Non si accettano le formiche. Capite? Cioè quello che doveva essere il Vangelo, che doveva essere liberazione,
che doveva essere consapevolezza, che doveva essere coscienza, che doveva essere gioioso annuncio, euangelion, cioè un, non buona novella, è una traduzione scorretta, anzi erronea, ma un annuncio gioioso, un annuncio che porta gioia. Allora, se Gesù deve venire dopo il peccato, la funzione di Gesù è secondaria. È più importante Adamo ed Eva. E poi che senso ha andare in confessionale e dire padre ho fatto questo? Dunque, erano queste le categorie, no? Non sono andato a messa qualche volta, ho detto qualche bestemmia, sa quando ci vuole, ci vuole. Non ho fatto la comunione, sono venuto a confessarmi perché devo fare la comunione. Non rubo. Ho tradito mia moglie, ho tradito mio marito, però non proprio così grave. Poi non ho detto le preghiere, abbiamo trasformato la confessione in una pia pratica di buonismo, di galateo. Quasi nessuno si diceva se pregava, quale rapporto aveva con Dio. Nessuno che diceva, per esempio, io ho degli operai e mi tengo la paga degli operai, io rubo, io non pago le tasse. Questo è nessuno, perché i preti li tenevano lontani, non interessava. E sapete perché i preti erano maniaci con le domande sulla sessualità? Perché poverini. Poverini. Ecco perché sarebbe opportuno, non opportuno, è necessario che il celibato sia libero, perché avrebbe più valore, non obbligato. Ci si arriverà, però purtroppo, come avviene sempre nella Chiesa, ci arriva sempre a scoppio ritardato. L'ultimo sinodo avrebbe avuto senso, io ho scritto testa e corda di questo sinodo, perché non credo nelle altre, perché si è visto come è andato a finire, ma l'ho scritto prima che finisse, almeno 7 mesi prima che finisse. Questo sinodo avrebbe avuto senso se fosse stato fatto nel 1968, cioè l'anno in cui Paolo VI ha pubblicato la l'enciclica Umane Vite. Se al posto dell'enciclica Umane Vite, in cui proibiva i metodi di contraccezione meccanici, se invece di quello avessero fatto un sinodo come questo, forse la storia della Chiesa sarebbe stata diversa. Allora, il concetto di peccato è oggi, a mio parere, è l'impedimento, quello che ci impedisce di rapportarci seriamente con Dio, perché ha oscurato il volto di Dio. Il concetto di perdono, lo stesso. Nei nostri tribunali non si amministra la giustizia, si amministra la vendetta. O meglio, c'è una richiesta di vendetta. Deve pagare. Ogni relazione dovrebbe basarsi sul perdono. Perché? Perché la parola perdono è una composta da una preposizione per, che è un prefisso superlativo. È un dono per eccellenza. Questa sarebbe la traduzione esatta del perdono. Un dono per eccellenza. Cioè il dono dei doni. Il dono massimo. Che cos'è questo dono massimo? Non c'è amore più grande che dare la vita per le persone che si amano.
E questo è l'amore di una madre. La madre ha la morte nel cuore, ma dà la vita per i propri figli. Il padre non lo so. Ma questo si spiega. Perché c'è la placenta di mezzo, eh? Ragazzi, si spiega. E quindi deve essere un amore a perdere. Ma che cos'è ancora il perdono? Non è che io, tu hai ammazzato mio figlio e io ti perdono. Non vuol dire niente. Tu hai ammazzato mio figlio. Se io ti dico ti perdono, significa questo. Ma se io ne sono consapevole, che io assumo su di me per tutta la vita le conseguenze del tuo gesto, che resta un gesto ingiusto perché lascia il vuoto e toglie la mia vita. Ma siccome questo è avvenuto, tu l'hai compiuto, io ti dico, sappi che io, cioè la vittima, mi faccio carico delle conseguenze del tuo gesto e non esigo che tu paghi al mio posto, perché io continuerò a pagare per tutta la vita il fatto che tu mi hai tolto un figlio, e non c'è nessun perdono che possa cambiare questa situazione, perché mio figlio non ci sarà più. Ma io assumo questa assenza di mio figlio, me la porto nella mia vita, la condivido con gli altri e non chiedo che tu te ne faccia carico. E guardate che è straordinario questo, perché significa, per un verso, non ne sei degno, per l'altro verso significa porre chi ha compiuto questo gesto di fronte alla inutilità della violenza. Cioè, quello che tu hai fatto è puramente gratuito e inutile, perché io sono consapevole di quello che tu mi hai tolto, tu no. E in questo modo l'atto violento si svuota di senso completamente. Che poi sul piano della giustizia, diciamo, dei tribunali, le cose devono andare come devono andare, ma qui ci poniamo su un piano diverso, cioè ci poniamo su un piano esistenziale. Vi dico, in questi giorni, un mese scorso, è uscito un libro che verrà presentato in giro per l'Italia, compreso Genova, e gli editori sono venuti da me per parlare di questa cosa qui, ed è il libro in cui si raccolgono le testimonianze di 25 anni, negli ultimi 25 anni, in cui le brigate, parte delle Brigate Rosse, che hanno ammazzato tanta gente, con i figli delle vittime o i parenti, le mogli, le madri, le sorelle, i fratelli delle vittime, per 25 anni, sotto l'auspicio legida del Cardinal Martini, si sono riuniti in 3 o 4 posti d'Italia, 15 giorni residenziali. Cioè stavano tutti insieme nello stesso posto, carnefici e vittime. E tutti i giorni si confrontavano, aiutati da alcune persone di fiducia del Cardinal Martini, e questo nel più assoluto silenzio, perché nessuno ne ha saputo niente. Adesso è stato presentato questo libro del saggiatore e sono avvenuti degli sviluppi in cui coloro che hanno ammazzato sono cresciuti insieme alle vittime, e le vittime sono cresciute e sono cambiati tutti. Questa è un'esperienza, guardate, che fa venire la pelle d'oca. Sono cambiati tutti. E dove si presenterà questo libro verranno, c'è tantissimo altro materiale, perché tutto è stato registrato, quindi ci sono anche le voci, ci sono stati tutti gli atteggiamenti, ci sono state ribellioni, non è che è stata una cosa pacifica, eh?
non è stata una cosa facile, però alla fine di un percorso che è durato 25 anni, e quando moriva qualcuno ci andava un altro volontariamente, perché nessuno è stato obbligato a fare questo e tutti hanno mantenuto il riservo, segno che era una cosa profonda. Tutti hanno mantenuto, più di 45 persone hanno mantenuto il riservo, cosa impossibile, eh? Perché un segreto, se lo sanno due persone, non è più segreto, no? Eppure questo è avvenuto. Guardate la grandezza del Cardinal Martini, fin dove è arrivata adesso, a distanza di 3 anni ancora dalla sua morte, che frutti porta. Il Cardinal Martini si era ricevuto una notte 2 borsoni di armi portateli dai brigatisti, perché dicevano che possiamo consegnare solo a lei. E lui ha aperto la porta, è andato giù, ha aperto la porta, ha preso questi 2 borsoni, ce li ha portati dentro e poi ha chiamato il prefetto di Milano dell'epoca e gli ha detto: venga da me che le devo parlare di una cosa delicata. Quello è andato, dico, le consegno queste armi. Ecco, vedete come si cambia, si può cambiare. Allora, o noi, da questa sera vorrei chiedervi, per favore, se è possibile, dimenticate il Dio del catechismo, perché il catechismo è semplicemente una scuola di puro ateismo. Io non farò mai il catechismo. E se da prete avesse un figlio, vi garantisco che non ho figli, ma se avessi figli non la manderei mai a catechismo. Perché è l'inizio della rovina. Anche perché mandereste voi il vostro figlio da un professore di matematica che non ha studiato mai la matematica? Il catechismo chi lo fa? Persone di buona volontà, io li stimo molto, li rispetto, persone di buona volontà, mamme, volontarie, no? Che non sanno assolutamente nulla, quindi raccontano favolette. E i bambini che cosa faranno? Racconteranno favolette. Allora è meglio non farlo. È il Dio che c'è stato, il Dio che noi, per cui noi abbiamo, siamo cresciuti, non è il Dio di Gesù Cristo, è un fantasma. Allora io vi dico questa sera, ecco l'annuncio che vi do, l'Evangelii Gaudium che vi do. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che non esige nulla, è un Dio a perdere, è un Dio che si consuma, perché si mette a servizio. E se tu hai una difficoltà, lui è già lì, prima di te, per darti una mano a camminare e a tirarti su. Non se sei in difficoltà ti schiaccia ancora di più. Tu non devi fare la comunione. Come puoi tu dire non devi fare la comunione? In base ad un codice etico che non c'entra niente con il Vangelo. Perché io mi chiedo il matrimonio deve essere indissolubile e chi non rispetta il matrimonio così come previsto dal codice di diritto canonico non può fare la comunione, mentre il prete che va a donne può celebrare la messa? Me lo dite voi dov'è la differenza? Ancora peggio se è un frate, perché fa voto di verginità, mentre il prete fa la promessa di celibato, che è una cosa diversa. Cioè il prete promette di non sposarsi. Il religioso invece fa un voto, cioè un giuramento. E allora, perché uno può venire meno ad un giuramento e celebrare la messa, l'altro per motivi vari
non può fare la comunione. Non quadra, eh? Non quadra. Quindi, o veramente la legge è uguale per tutti, oppure bisogna rifare l'Italia. La buon'anima di Bartali, no? Però ripartire da, secondo me, il concetto di peccato ci aiuta a capire come dobbiamo purificare il nome di Dio. Purificarlo, 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 perché dobbiamo riacquisire il volto umano di Dio, che solo Gesù Cristo ci può dare. E Gesù Cristo è la persona che si può toccare con mano, perché mi pone alcune condizioni fondamentali, mi pone alcune esigenze fondamentali che sono l'esigenza dello sviluppo del mio essere. Perché soltanto se io sviluppo il mio profondo fino allo spasimo, soltanto lì io posso incontrare Dio nella pienezza della mia umanità. Allora io non vivo più con la paura di peccare, non peccare, e confessare, non confessare, anche se la confessione dovrebbe essere, io preferisco il termine confessione, non liturgia penitenziale. Domenica prossima, per esempio, io darò l'assoluzione generale durante la messa a tutti. Al vescovo questa cosa non piace. E dico, pazienza, se non ti piace vuol dire che te ne farai una ragione. No? Perché c'è ancora un concetto giuridico. C'è un concetto giuridico. Mentre tu devi aiutare le persone ad essere responsabili, ad essere autonome, non avere mai paura della libertà. Mai. Ci può essere un eccesso di libertà. Può darsi. Però io preferisco correre il rischio dell'eccesso della libertà piuttosto che correre il rischio della schiavitù. Ed essere schiavi è brutto, perché significa non avere la dignità di se stessi. E più noi abbiamo la coscienza della nostra dignità, più noi abbiamo consapevolezza di Dio, perché Dio è il garante della tua dignità, perché noi, secondo l'insegnamento biblico, siamo creati a immagine e somiglianza, dove la parola creati a immagine e somiglianza non vuol dire, non vuol dire contrapposizione alla scienza, ma vuol dire che c'è un rapporto, che la nostra garanzia, la garanzia di noi, va oltre noi stessi, va oltre il tempo, va oltre lo spazio, e abbiamo un radicamento, un fondamento, che è un fondamento ancora più profondo, e questo è vitale. Allora questo mi dà un respiro enorme e non mi fa avere paura di niente, perché mi ispira proprio alla straordinarietà della vita, che deve essere vissuta in pienezza. Se voi andate a messa, perché questo è quello che voi fate, se voi andate a messa per non fare peccato, non era così il precetto? Non è così il precetto? E come si fa ad andare a messa per non fare peccato? Ragazzi, è una contraddizione. È come dire a due che devono fare l'amore per non fare peccato. Ma è una cosa allucinante. Perché per il credente la messa dovrebbe essere il massimo della pienezza, della esposizione di sé. E l'Eucaristia è il momento supremo in cui tu, quindi, fai un'esperienza di incontro, o meglio, fai un'esperienza di condivisione, di incontro che hai vissuto nella tua vita ordinaria. Perché il punto centrale della Eucaristia festiva è l'assemblea, dove tutti prendono consapevolezza di ricevere una vocazione al raduno. Io non vado in chiesa perché lo voglio,
io vado all'assemblea eucaristica perché mi sento chiamato, perché sono chiamato e quindi devo andare, altrimenti ai miei fratelli e alle mie sorelle manca un pezzo importante. E io devo condividere con gli altri il dono dello Spirito Santo che ho avuto, che non l'ho ricevuto per me, ma l'ho ricevuto per gli altri. E lo metto insieme agli altri. Ed è per questo la coralità dell'Eucaristia. Per questo non può esserci un'Eucaristia privata. Per questo nessuno può privatizzare l'Eucaristia. Perché questo sarebbe il vero peccato. E allora il momento eucaristico è il momento dell'esplosione della universalità, in cui io mi sento chiamato per rappresentare l'umanità intera in un percorso di purificazione e nello stesso tempo in un percorso di profondità. E questo mi permette di avere coscienza sempre più di me, di chi sono, perché soltanto così, nel sapere chi sono io posso prendere coscienza di Dio. E come si fa ad avere paura di questo? Allora il peccato non mi sconvolge per niente, ma mi apre ad una prospettiva, ad un orizzonte, che è un orizzonte in cui io sono chiamato a vivere quotidianamente attraverso la mia storia e a vivere consapevolmente il tipo di relazione fattiva, una relazione d'amore, una relazione che soltanto gli innamorati riescono a percepire nella sua profondità, perché l'innamorato è per definizione colui che perde tempo per la persona che ama. E questa è la fede, non è altro. Allora, quando per esempio ci sono più domeniche consecutive, come avverrà adesso in questi giorni, io dico alla mia gente: celebriamo la domenica, le altre feste lasciamole stare. Statevene pure a casa. Perché non puoi nemmeno ossessionare con la pratica religiosa. Cioè, non è quel giorno che fa, il problema è nel modo di come tu ti rapporti in queste cose. Quindi il giorno dell'Epifania non lo facciamo. Il giorno del 1° gennaio non lo facciamo, che cade di martedì. A me interessa, con la mia comunità eucaristica, celebrare effettivamente il giorno di domenica, che è il segnale per eccellenza. No? Il segnale per eccellenza. E poi il rapporto che ciascuno deve avere con Dio, mediato attraverso il rapporto sacramentale con la comunità, che diventa un cammino fatto da tutti, ma ciascuno con la coscienza di essere se stesso fino in fondo. E soltanto in quel fino in fondo, nel pozzo profondo del proprio io, noi possiamo fare l'incontro con il visitatore, con l'amico, con lo spirito. Non nelle preghiere, non nelle celebrazioni, no? Ma nell'intimo più profondo di noi stessi. È lì che noi facciamo l'esperienza del divino, o se volete l'esperienza della spiritualità.